Siamo Isola di Fano, siamo pronti a partire per la 7ª tappa della staffetta del Bianchello. Non ce l'ha fatta Sara Bracci, la 40enne rimasta vittima di un incidente terribile sulla strada avvenuto il 9 dicembre 2015 sulla provinciale 29 che collega Pianello con Cagli. Le condizioni della donna, conosciuta come componente dell'Associazione Italiana Sommelier e ambasciatrice dell'enogastronomia, erano apparse fin da subito gravi, tanto da richiedere il trasporto d'urgenza all'ospedale regionale di Ancona. Centinaia in queste ore i messaggi di cordoglio sui social ed in particolare sul profilo del compagno Raffaele Papi, che insieme ai familiari e ai suoi amici ha sperato fino all'ultimo di poterla riabbracciare e invece purtroppo Sara ha chiuso gli occhi per sempre. La vogliamo ricordare così, sorridente e serena, il vuoto che ha lasciato sarà incolmabile, si legge in alcuni dei commenti. In questi due anni diverse associazioni e privati cittadini si erano prodigati per raccogliere fondi da devolvere all'associazione Camminando sui tuoi passi, dedicata alla sommelier bisognosa di cure, così come quella che si terrà sabato prossimo all'iniziativa Bianchello e Friends 2. Sara era tornata al Santa Croce di Fano da lunedì, proveniente dalla clinica neurologica austriaca Hochzirl di Innsbruck, specializzata in patologie neurologiche, dove la famiglia l'aveva portata nei primi di marzo per tentare di risvegliarla. Speranza che si è definitivamente spezzata ieri, poco dopo le 16, quando il cuore di Sara ha smesso di battere, dopo essere stata quasi 2 anni e mezzo in uno stato vegetativo. Per tutti, l'ultimo saluto a Sara sarà possibile tributarlo il giorno del suo funerale, lunedì 4 giugno alle ore 10, nella chiesa di San Biagio, a Cucurano di Fano.